Dopo 13 lunghi anni di lavori e di attesa, apre finalmente al traffico la strada di collegamento fra Catanzaro Lido e Germaneto. Un'arteria fondamentale per smaltire il traffico in una zona che, specie nella bella stagione, è spesso congestionata. Il primo a percorrerla è stato il presidente della provincia di Catanzaro, Sergio Abramo. Sì, finalmente questa arteria importante per collegare la cittadella, per collegare Catanzaro a Catanzaro Lido, al quartiere di Lido, è importantissima, perché soprattutto è stata finanziata nel 2003 grazie all'ANAS, alla Regione Calabria e grazie anche alle amministrazioni precedenti, quindi a Vandaferro, a Michele Traversa, al Presidente Bruno, e oggi noi non abbiamo fatto altro che sollecitare perché si facesse il più presto possibile, perché erano troppi anni, sono circa 16 anni che aspettavamo, e quindi ci siamo messi in buona lena con i dirigenti, nel caso specifico Siniscalco, a velocizzare fortemente questi lavori, e ci siamo riusciti perché abbiamo chiamato la ditta, abbiamo sollecitato, abbiamo visto quali erano le interferenze che in questo momento bloccavano questo appalto, l'abbiamo definito e quindi oggi si apre finalmente. Andiamo incontro pure al periodo estivo, quindi sarà ancora più importante. Poi metteremo sicuramente anche faremo la manutenzione sulla strada, diciamo, alternativa, che è quella che porta all'Hotel Paradiso, perché è una strada che deve essere anche lì fatta la manutenzione ordinaria. La cosa importante è che questa arteria verrà consegnata all'ANAS, quindi la gestione sarà direttamente dell'ANAS, non sarà la manutenzione a carico della provincia. Adesso vedremo anche di fare qualche piccola bratella per collegare invece le attività produttive che ci sono accanto alla cittadella, perché sono rimaste un po' fuori, è un progetto vecchissimo, però sono rimaste fuori queste realtà, e vedremo di studiare se è possibile fare qualcosina e proporla all'ANAS, quindi qualche piccola rotatoria o qualche piccolo accesso, diciamo, nelle vie laterali.